Bentrovati al consueto appuntamento con il fatto del giorno. Un tema di grande attualità in questi giorni è stato, ma sicuramente rimarrà l'aeroporto di Comiso, ma anche il sistema degli aeroporti siciliani, visto che ormai in tutte le tematiche della vita pubblica più ci si concentra sul locale e sul particolare, più è difficile trovare le leve delle soluzioni, degli interventi, delle azioni. Così è accaduto per l'aeroporto di Comiso, dove in relazione a tutti questi anni trascorsi di gravissime difficoltà finanziarie, alla fine è stata individuata la soluzione della rete aeroportuale con Catania come forse l'unica sulla quale agire. Nel frattempo, la notizia più recente è che la SAC, la società che gestisce l'aeroporto Bellini di Catania, ha acquisito direttamente e totalmente quella che era la quota del privato in solaco del 65%, cioè la quota, diciamo, del privato rispetto al comune ente pubblico, ma in effetti era una partecipazione SAC in cui c'era al 60% già la SAC stessa, che attualmente è pubblica, e al 40% un privato che si è tirato indietro e non c'è più. Adesso quindi la SAC direttamente diventa, diciamo, il dominus dell'aeroporto di Comiso. È un bene o un male? Grazie a Rosario Di Bernardo, che Grazie a voi, rappresenta il grazie a voi. territorio ibleo, Comiso, la provincia di Ragusa, per la sua attività economica e imprenditoriale svolta qui, ma che da tempo, da alcuni anni, è consigliere di amministrazione proprio della SAC di Catania. Sì. È un bene o un male, intanto? Cominciamo da lì. Beh, un bene, e non lo dico ora che sono consigliere della SAC, ma già ci sono atti fatti già da me, presidente della SOACO, perché come ben sa sono stato presidente della SOACO dal 2012 al 2016 e già da allora l'obiettivo era andare a fare sistema e rete con l'aeroporto di Catania, quindi non è una cosa degli ultimi mesi, ma già da tempo era quello l'obiettivo, l'indirizzo darà all'aeroporto di Comiso, ma non per scelta, ma perché tutti gli aeroporti piccoli in Europa, nel mondo, vanno avanti solo se fanno sistema con altri aeroporti più grandi. Questo era l'obiettivo, del resto. Non solo di Comiso, ma nel momento in cui sono state acquisite le quote dell'allora vendita della SOACO, in una prima fase al 51% dall'Intersac e poi per ulteriore 14%, quindi già da allora l'obiettivo era quello. Poi ci sono stati diciamo, diversi anni anche difficili, ma adesso questa nuova governance, soprattutto questi nuovi soci SAC, hanno diciamo, indirizzato tutto nel verso giusto. Sappiamo benissimo che c'è ancora tanto da fare perché non si sono risolti tutti i problemi, però diciamo, la via è quella giusta. L'altro ieri c'è stato un convegno in cui è sceso per la prima volta anche in Sicilia il nuovo presidente di ENAC Zaccheia, c'era l'Alessio 40, c'erano tutti i vertici di ENAC, ma c'era anche presente la regione Sicilia, c'erano presente tutti quindi, gli aeroporti siciliani e là anche là si è ribadito la voglia, la volontà di andare prima verso i sistemi. L'ha detto anche il presidente Musumeci, quindi sistema orientale e occidentale degli aeroporti, quindi asse Comiso Catania e speriamo anche asse Palermo Trapani, e poi in una seconda fase andare verso la privatizzazione degli aeroporti, che è quello che porterà capitali freschi da investire. Bene, lei non ha dubbi, è un bene, Sì, sì, però ecco, cerchiamo un po' di convincere anche coloro che hanno dubbi e diffidenze. Cominciamo così da una serie di sì. Sì. considerazioni. Intanto il modo e la procedura. Nei mesi scorsi, da quando è esplosa pubblicamente, sostanzialmente dopo le ultime elezioni comunali, Certo. perché prima questa cosa era rimasta sotto traccia, no? Quando da giugno scorso si è scoperto che l'aeroporto di Comiso rischiava di chiudere da un giorno all'altro, perché non c'era possibilità proprio di operatività finanziaria neanche per le spese essenziali correnti, ricordo la denuncia di Giorgio Cappello, insomma il pagare anche la bolletta della luce, no? Quindi un aeroporto che rischia di restare al buio, è chiaro che rischia di chiudere da un momento all'altro. Da quel momento in poi, per alcuni mesi, ci è stato detto che nel cronoprogramma prevedibile di tutti i fatti positivi che avrebbero potuto precostituire condizioni migliori, ci sarebbe stata ovviamente la vendita di questo 65% che era detenuto dall'Intersac perché in liquidazione giudiziaria. Ed era stato detto che ciò sarebbe avvenuto attraverso una gara pubblica di evidenza europea in cui sarebbe stato selezionato il miglior socio possibile. Poteva essere la SAC, ma all'esito di questa procedura. Perché non è andata così? Allora, innanzitutto, diciamo, il momento di difficoltà di Comiso è stato dovuto, questo non l'ha focalizzato nessuno, anche al fatto che allora i soci nel 2016, perché poi torniamo un po' indietro, nel 2016
Comiso è stato il primo aeroporto come incremento di passeggeri in Italia con 460.000 passeggeri. Diranno molti: ah sì, certo, si partiva da zero. Non è così semplice perché ci sono aeroporti, e non è giusto citarli, che si sono fermati a Che partono da 250-300.000 zero e e rimangono molto rimangono basse. zero, si ferma a 250-300. Quindi quando sento dire: ah certo, partiva da zero, non è così semplice perché gli altri non vanno avanti. Quindi è andato là. Poi sappiamo benissimo, io ne sono testimone perché allora ero presidente uscente, quindi mi prorogavano. Abbiamo avuto ben 7 assemblee con proroghe di 20 giorni, di un mese, quindi un po' ha bloccato questo perché il management uscente, per diciamo correttezza in quello subentrante, non poteva prendere decisioni di medio e lungo termine. Quello nuovo tardava ad entrare e quindi c'è stato questo blocco che ha dovuto cambiare in corsa le strategie. Ora non entro nel merito del nuovo management che magari ha deciso di fare una strategia piuttosto che un'altra, però anche questo nel mondo aeronautico, appena ti fermi 3 mesi, perdi più di un anno. Questo è chiaro, per chi si intende di mondo aeronautico è chiaro. Questo ha portato a una crisi di liquidità della SOACO che, al di là di tutte le promesse, poi alla fine chi è che ha messo in azione denaro è stata la SAC, perché attuando un piano di ristrutturazione e un piano industriale fatto dalla SOACO, quindi approvato dai soci della SOACO, la SAC su questo ha messo dei capitali che servivano per andare avanti. Quindi, oltre ai 15 milioni dell'acquisizione, poi la SAC ha messo il denaro che serviva. Diciamo, in quella fase, l'altro socio di Intersac, IES, ha, per i vari problemi che non sta a noi dire, ha deciso di non mettere soldi e quindi ha chiesto la liquidazione della società. Da premettere che la SAC aveva già, oltre 15 milioni, aveva già anticipato in Intersac altri 5 milioni, quindi per questo si è andata alla liquidazione. E quindi i liquidatori dovevano preparare un bando, i liquidatori di Intersac, per l'acquisizione e per la vendita europea di queste quote. Nel frattempo, per le note vicende giudiziarie del gruppo IES, la quota di IES, tenendo conto della valutazione fatta dai liquidatori di Intersac, la quota IES, tramite gli altri liquidatori nominati dal Tribunale per la quota IES, hanno offerto alla SAC, che ha il diritto di prelazione, quindi non perché la SAC ha il diritto di prelazione nelle quote della IES, hanno, diciamo, stimato e chiesto l'acquisto diretto dalla SAC per un importo che era nelle possibilità della SAC, poiché questo ha dimostrato la SAC, facendo tutti i passaggi, quindi acquisizione, parere dei vari tribunali, parere dei liquidatori, pareri, tutti i pareri possibili e immaginabili, anche del socio privato, la SAC a questo punto ha fatto l'acquisto delle quote della IES, avendo così Quindi ha fatto valere un 65%. suo diritto di Un suo prelazione. diritto di Era prelazione un è il diritto fatto. assoluto oppure comunque era sempre sottoposto all'approvazione, in questo caso del tribunale, dei Era questo liquidatori? diritto, diciamo, questa acquisizione, non solo del Tribunale, quindi ha superato tutti i criteri di legalità e pubblici, perché il Tribunale che diciamo, aveva nominato i liquidatori per il gruppo IES, il tribunale che ha nominato i liquidatori di Intersacchi, i liquidatori di Intersacchi, i liquidatori del gruppo IES, quindi c'è stato ci sono stati una serie di passaggi pubblici e trasparenti che alla fine hanno definito questa quota e hanno chiesto alla SAC se era intenzionata a comprare. La SAC, non tanto la SAC, ma quanto i soci SAC, perché sapete benissimo che il Consiglio di amministrazione fa quello che segue gli indirizzi dei soci. I soci hanno deciso di continuare a investire su Comise e quindi hanno dato l'ok all'acquisto di questa, cosa che è stata fatta 2 giorni fa. Questo non significa, a maggior ragione, un gruppo che acquista una società che perde 2 milioni e mezzo l'anno, dimostra la volontà dei soci e quindi anche del management di risollevare Comise e di portare a quello che non solo la SAC, ma soprattutto il management di SOACO e i soci di SOACO avevano indicato, cioè la soluzione di fare sistema rete con un gruppo unico. Per fare la rete, per fare sistema, al di là delle belle parole, ci vuole l'ok dei vari ministeri, oltre che di ENAC. Una delle cose che avevano indicato i ministeri sull'indicazione degli aeroporti di Puglia era di fare o fusione per incorporazione o partecipazione diretta. Bene,
Adesso c'è la partecipazione diretta di SAC in SOACO, perché mentre prima avveniva attraverso InterSAC, un altro socio, adesso essendo la InterSAC partecipata al 100%, entra direttamente in SOACO. Adesso si devono accelerare le procedure per arrivare nel giro di qualche anno alla tariffa unica e quindi alla gestione dei due aeroporti in rete. Esempio unico, gli aeroporti di Puglia funzionano e vanno bene, anche la Toscana Aeroporti, Pisa e Firenze funziona benissimo. Bene, allora, in questi 6 anni l'aeroporto di Comiso, anche per le ragioni un po' che lei ha detto, piccolo aeroporto, le difficoltà e tutto il resto, non è riuscito ovviamente ad avere bilancio in pareggio e quindi ovviamente senza risorse non potrebbe continuare. Ma in tutti questi anni, come dire, il socio forte è stata sempre la SAC, perché attraverso Intersac, InterSAC, attraverso InterSAC, di cui aveva comunque la maggioranza assoluta col suo 60, controllava il 65% di SOACO. Perché a fronte di un bilancio sul piano dei numeri disastroso e fallimentare, sono state bruciate tutte le risorse e non ci si è mai neanche avvicinati alla ipotesi di un possibile pareggio di bilancio, adesso con la SAC libera dall'AIS, dal privato, è tutta dentro col suo 65% in SOACO, perché dovrebbero cambiare le cose? Allora, intanto non è vero che bilanci, perché bilanci andavano, la perdita andava a diminuire, perché soprattutto noi Sì, c'è potete stata avere una. Sì. perdita Ma è di stata 7 una. milioni nel primo anno fino a 1,9. Io parlo quando Sì. abbiamo lasciato la SOACO nel 2016, Sì. il bilancio era arrivato a una perdita di 1,9. Poi per le vicende che ho detto, perché c'è stato questo ritardo del nuovo manager, si è un po' bloccato la SOACO. Di nuovo si è tornato a questo trend, ma sappiamo benissimo anche da quando è stata acquisita che nei primi anni andrebbe sempre a perdere, soprattutto i piccoli aeroporti. Poi sono cambiati i soci, perché le direttive al management le danno i soci. Sappiamo benissimo che sono cambiati vari soci, perché prima i soci c'erano tutti i commissari e quindi subivano anche le influenze politiche dei vari governi, perché se facciamo un excursus dei soci della SAC, c'è stato un periodo in cui i soci avevano indicato per pochi mesi Giannone e Torrisi, gli attuali, Peppino Giannone e Torrisi, attuale amministratore della SAC, che allora ha dato l'ok, e ne sono testimone, a firmare l'accordo con ENAV per aprire l'aeroporto di Comiso. Poi ci sono stati tempi in cui, diciamo, i soci SAC, quindi non il manager, credeva un po' meno all'aeroporto di Comiso, ma l'obiettivo era sempre fare Bene, sistema. allora chiediamo a questo punto, rispetto alla mia stessa domanda, lei sta dicendo sì, ma non è la SAC di prima, Non perché sono la i soci. SAC in tutti questi anni ha vissuto varie fasi. Allora chiediamo questo, la SAC in questo momento è a totale capitale pubblico, perché c'è la Camera di Commercio del Sud-Est, Ragusa, Siracusa, Catania, che ha il 62%, il restante 38% è sempre in mani pubbliche tra area metropolitana di Catania, Comune di Catania, Libero Consorzio del Comune di Siracusa, ex provincia e l'IRSAP. Una Quindi cosa importante, i soci, da quando è che posso testimoniare personalmente, hanno sempre deliberato all'unanimità, mentre sappiamo benissimo, e lo dicono gli atti, che prima si deliberava 4 su 8 soci, 4 presenti e 4 astenuti, 5 a Certo, 3, diciamo, non c'era anche unanimità nei soci, sa, ma perché era troppo, diciamo, c'erano troppi soci sì, e quindi chiaro. troppe adesso, adesso è Quindi più in quella semplice. fase ovviamente questi soci SAC erano rappresentati spesso da dei commissari, perché le Camere di Commercio sono state Perfetto. commissariate, così gli altri enti, c'è stata una frammentazione, una incoerenza quasi schizofrenica di linea politica, le battaglie che sugli enti si sono combattute, oggi conosciamo il sistema montante, quindi come dire ex post possiamo leggere o immaginare ciò che magari in quegli anni accadeva. Lei oggi dice adesso la SAC è un'altra cosa, perché ovviamente Adesso c'è la base economica c'è perfetto, territoriale della Camera di Commercio che non la esprime i suoi mangiamo. vertici e c'è C'è un un nuovo governo che corso, segue. Perché un devo nuovo dire, adesso ci corso. sono, però c'è il comune di Catania con la provincia metropolitana rappresentata dal sindaco di Catania Pogliese che quindi può decidere direttamente. L'IRSAP è da un commissario, ma comunque è anche la provincia di Siracusa dal prefetto Floreno e quindi comunque sono espressione del governo Musumeci. Quindi diciamo adesso si discute in tre ed è molto più semplice, tant'è che tutto è stato deliberato all'unanimità, quindi non c'è una Chiaro. Allora, frammentazione. in questo nuovo corso, diciamo, della SAC Sì. si apre anche un altro capitolo che ovviamente è collegato e potrebbe essere anche determinante, ecco, in positivo e negativo. Chiediamoci anche questo, visto che ancora non sappiamo quello che avverrà, la privatizzazione della SAC.
perché la SAC, cioè i suoi soci, all'unanimità hanno deciso che una parte tra il 60 e il 70% di questa società così fortemente capitalizzata, penso che sia altamente quotata, sì. Agen ha detto al di sotto di un miliardo non si discute, non so se è stata una battuta oppure se effettivamente l'orientamento è questo, adesso dal 60 al 70% potrebbe finire nelle mani di un privato, sì. Un unico privato che ovviamente sarebbe il dominus della SAC anche sul piano industriale. Sì. Che cosa dobbiamo aspettarci? Ma intanto gli unici aeroporti non privatizzati in Italia e in Europa sono gli aeroporti siciliani. Ecco, partiamo da questo, perché gli altri aeroporti funzionano. Però la SAC non va male, questo dico, è anche un riconoscimento che va dato, insomma. No, la SAC, devo dire che negli ultimi 3 anni, non perché c'è stato un consiglio di amministrazione, ma soprattutto un amministratore molto bravo, tant'è che ha portato gli utili a quasi 11 milioni di utili, oltre che i passeggeri sono passati dai 7 milioni ai quasi 10 milioni, quindi sono cresciuti in passeggeri, in servizi e anche in utili. A maggior ragione è il momento giusto di privatizzare, perché privatizzare è il momento di massimo splendore, ma non è che è una scelta, è una necessità, perché tutti gli aeroporti europei sono privatizzati, no, oltre a quelli italiani. Possiamo vedere dagli aeroporti milanesi, che hanno, diciamo, sono privatizzati da un unico socio, quindi dagli aeroporti, l'aeroporto di Roma, l'aeroporto di Napoli che adesso rilancia la Salerno, gli aeroporti della Toscana, della Puglia, diciamo, sono tutti aeroporti che hanno il socio privato. Ma perché? Non è che è una necessità, perché tra 10 anni l'aeroporto, in questo caso di Catania, sarà saturo, perché già è saturo così, quindi ha bisogno di investimenti. Gli investimenti per la Madia non li possono fare gli enti pubblici, quindi chi deve fare questi investimenti? Non è che rischiamo di trovarci fra 8-10 anni a non poter più accogliere i passeggeri in Sicilia, perché è l'unico modo da dove arrivano i passeggeri per le infrastrutture che abbiamo noi. Quindi necessita, non è una scelta, è una necessità con la massima trasparenza. Io ho sentito un sacco di cavolate, ma è normale che si fa, intanto con la massima trasparenza si sceglierà, quindi con mandi europei si sceglierà il socio, l'advisor, dopodiché l'advisor sceglierà, farà il bando, con non trascurando Comiso, perché chi comprerà Catania dovrà garantire anche la permanenza e il funzionamento di Comiso, e dopodiché ci sarà sempre il controllo pubblico, perché il 30, il 35% rimarrà in controllo di vigilanza pubblico, sia a Catania che a Comiso, a maggior ragione che c'è il Comune di Comiso. Quindi basta fare l'esempio di tutti gli aeroporti in cui interviene il privato, trovate mai uno che non funziona. Quindi è questo il futuro, ma non è una scelta, ma una necessità. Ecco, chiarito il principio sul quale nessuno così potrebbe tendenzialmente dissentire, il punto è, ma non è che nelle pieghe di qualche negligenza, di qualche distrazione, di qualche manina, di qualche pressione, di qualche dinamica poco limpida o perfino corruttiva, poi alla fine ci troveremo un privato che proprio non farà gli interessi, oltre che i suoi legittimi di perseguimento ovviamente del profitto, anche quelli della funzionalità e dell'efficienza della struttura al servizio della comunità? Ma quando viene tutto con trasparenza, secondo i principi della legalità, abbiamo chiesto anche al ministro Toninelli di vigilare su questo, io non penso, perché negli altri aeroporti questo non è successo, quindi la vendita del pacchetto di maggioranza col controllo pubblico non vedo perché dovremmo pensare a una cosa del genere, anzi a garanzia del futuro di Comiso nel sistema camerale è ben rappresentato dai ragusani, e quindi diciamo è un'ulteriore garanzia, oltre al fatto che finora è stato deliberato tutta l'unanimità anche per l'acquisto e il funzionamento di Comiso, sarà nostro compito da consigliere camerale vigilare su tutto questo, ma più vigilano meglio è, cioè, quindi quando c'è il governo regionale, c'è il governo nazionale che devono vigilare su questo, io non vedo questi problemi a pensare sempre alla corruzione, le cose avverranno con la massima trasparenza. Quando a Genova crolla il Ponte Morandi, faccio solo un esempio, sì, per capire di cosa parliamo, e in quel momento si accendono i riflettori e al di là dei pochi che già conoscevano i fatti, ma l'opinione pubblica scopre tutto quello che c'era dietro, è come il privato avesse sostanzialmente fatto in maniera cinica i propri interessi, senza il controllo l'interesse pubblico generale, ma anche lì ovviamente sì, c'erano governi, burocrazie, tecnici che non avevano vigilato, non avevano fatto il loro dovere, e ovviamente quello era soltanto una linea di profitto, cioè perfino illecita e rischiosissima sull'interesse, certo, generale,
Perché c'era stata anche una fase di gestione invece pubblica di quei servizi. Allora, non sempre funziona l'affermazione di principio. Certo, Cosa però dico, rischiamo? Questa è un po' la ma domanda. allora in quel caso citiamo il ponte di Morandi, però dico, là c'è una mancanza di controllo pubblico. Ma quando c'è la malafede, allora lasciare tutto in mani pubbliche è la stessa cosa, quindi non è un problema del privato, è stato sempre il problema anche del pubblico che non ha vigilato. Quindi se il pubblico è in malafede anche nella gestione. Quindi io pensare o paragonare una cosa che avrà la massima trasparenza ai casi diciamo, che non hanno po poco a che vedere con l'aeroporto di Catania, questo, Bene, perché lei. finora mi pare che negli ultimi anni è filato tutto liscio, eppure non ci sono state assunzioni, non c'è stato nulla, quindi diciamo ha funzionato bene. Non vedo perché con il controllo sempre del pubblico, e parlo pubblico di governi regionali, governi nazionali, non vedo perché non dovrebbe funzionare. E poi non vedo perché in tutta Europa e negli altri aeroporti italiani funziona e non dovrebbe funzionare in Sicilia. Beh, se pensiamo a questo, allora andiamo tutti a casa. Allora, lei che è stato presidente di Soaco, il presidente che ha fatto partire l'aeroporto, lo è stato per 4 anni, adesso è nel consiglio d'amministrazione della SAC, laddove appunto la SAC su Comiso avrà adesso un ruolo importantissimo, nel senso che avrà tutti i meriti o le colpe di ciò che accadrà sostanzialmente, perché non ci potranno essere né Sì. alibi di nessun tipo. Sono due soci e questo devo dire che c'è piena sinergia col Comune di Comiso, quindi A se maggior continua ragione, quindi, questo, a maggior certo. ragione. Quindi cosa immagina? Qual è il futuro immediato, ma anche poi prossimo e di prospettiva su Comiso rispetto ai problemi gravissimi che hanno fatto rischiare la chiusura fino ad oggi e invece a ciò che potrà rappresentare in futuro e a ciò che dovrà essere Ma sostanzialmente? intanto facendo il sistema, quindi si deve accelerare per le varie autorizzazioni dai vari governi e ministeri per procedere alla rete. La rete col tempo porterà a una tariffa unica e quindi questo porterà anche a sinergia. Si andranno a ridurre molti costi che sono, diciamo, a volte superflui sia a Comiso che a Catania, ma che finora sono stati necessari perché non essendo la partecipazione diretta, quindi, e si lavorerà in sinergia, quindi sì, allora che magari si arriverà a un contratto unico con le compagnie aeree per, tra virgolette, costringerle anche a fare rotte su Comiso. Quindi il futuro non può che essere roseo. Naturalmente si lavorerà in piena sinergia col socio pubblico, sia a Catania che a Comiso. Questo è il futuro. Sappiamo benissimo che non è semplice, perché ci stiamo fossilizzando su Comiso ed è giusto, ma vediamo anche che Trapani, nonostante il 97%, 98% della regione, quindi tanta voglia e tanti fondi, non riesce, ha avuto grossi problemi, perché non dimentichiamo che Trapani è partita da 1,5 milioni in cui tutto funzionava bene, a 300.000 passeggeri. E vi ricordo che Trapani non ha mai avuto un bilancio positivo. Trapani ha sempre avuto una perdita di 2-3 milioni. Quello che serve al territorio non è il pareggio di bilancio, come fanno, sento dire, anche altri aeroporti, Rimini, che hanno il pareggio di bilancio, ma se si fermano con i passeggeri. Al nostro territorio servono i passeggeri. I passeggeri portano benefici anche a tutto il territorio. Il Comune di Ragusa ha aumentato la tassa di soggiorno da 400.000 euro a un bilancio di pressione di 1.100.000. Ma perché? Non perché hanno aumentato l'importo della tassa di soggiorno, ma perché sono aumentati i turisti. Nel 2016 la provincia di Ragusa, e lo dico da presidente di Federalberghi, è stata la prima provincia in Italia come incremento turistico. E non è che una provincia che è partita da zero, come dico all'aeroporto. Ci sono stato l'incremento, quindi i passeggeri portano sviluppo nel territorio e creano posti di lavoro nell'indotto, attenzione, non nell'aeroporto, nell'indotto. Creano posti di lavoro, quindi noi dobbiamo far sì che si diminuiscano le perdite all'aeroporto di Comiso, ma che aumentino i passeggeri. Questo è quello che può portare sviluppo non solo all'aeroporto, ma al territorio. E qua devono lavorare gli altri, perché con la vendita del pacchetto azionario i soldi andranno alle Camere di Commercio e agli enti pubblici che devono utilizzare questi fondi per migliorare i servizi, per fare co-marketing e portare nuove compagnie, ma soprattutto nuovi servizi alla nostra provincia. Dobbiamo abbellire la nostra destinazione turistica per far sì che vengano flussi, questo, perché i fondi della vendita è importante, questo, non è che devono essere utilizzati per sanare i bilanci degli enti pubblici, ma devono essere vincolati
a migliorare l'offerta turistica e le bellezze del nostro Beh, nel territorio. caso della SAC saranno grandi cifre, perché secondo quello che Ma dice sarà all'ente di Agem, commercio. niente al di sotto del miliardo significa che se prende 1 miliardo, chiaramente una grande quota, quindi diciamo Per il 100%, di quindi oltre mezzo sarà. miliardo, visto che poi si vende il 60-70%, andrà alla Camera di Commercio. Che ci farà con mezzo Ma la miliardo alla Camera di Camera di Commercio, Commercio? Agen l'ha detto più volte, poi la Camera di Commercio, ma migliorare anche servizi, i Agem ha detto che collegamenti. comprerà un centro fieristico. No, Agen ha anche detto, l'ha ribadito fino all'altro giorno, che cercherà di migliorare i servizi con la provincia di Agrigento e l'aeroporto di Comiso, i servizi cercando di, l'ha detto anche al ministro di incentivare, di migliorare i collegamenti tra Comiso e Catania, non solo sulla Ragusa Catania, ma anche con un treno veloce, quindi far sì che possano diciamo, diminuire il tempo di percorrenza tra Catania e Comiso, perché questo non è una minaccia, ma un'opportunità. Certo. Allora sì, io personalmente ho contattato tanti charter per portare a Comiso durante il periodo estivo in passato, ma molti tour operator dicono noi e portiamo i turisti dalla Germania in meno di 2 ore, volo aereo, poi turisti destinati a Taormina, non possiamo fargli fare 2 ore e mezza di pullman da Comiso per portarlo a Taormina, quindi ci sono anche il problema dei collegamenti e su questo gli enti pubblici devono utilizzare le somme per Certo. migliorare questo, perché parliamo dell'infrastruttura all'aeroporto, ma dobbiamo vedere anche di tutto quello che ci sta attorno all'aeroporto. Lei che è amministratore della SAC oggi, della Soaco ieri, è anche e soprattutto un imprenditore nel settore turistico di questo territorio, è stato anche dirigente di Federalberghi. Ecco, anche guardando da questa ottica, nei mesi scorsi, a dicembre credo, si è costituita in provincia di Ragusa Airiplay SPA. 10-12 imprenditori nei vari campi si sono messi insieme perché sostanzialmente questo è il senso, hanno pensato, non possiamo non esserci, non può esserci il territorio sul tema aeroporto, perché ha rischiato di chiudere, rischia di chiudere, ci mettiamo noi anche per difendere, cioè, gli interessi anche Iblei rispetto a queste dinamiche. Però Airiplay SPA aveva detto A di essere interessata al cargo, no? Quindi è una linea di attività, vediamo se come si svilupperà, vediamo poi cosa pensa la SAC. Ma poi anche aveva dichiarato, nella imminenza dello scenario in cui sarebbe avvenuta la vendita della partecipazione di Intersac, noi ci candidiamo ad acquistare una quota. E vogliamo anche ridimensionare la SAC perché tutti e tre insieme, il socio pubblico comune, noi imprenditori Iblei, la SAC, partner industriale di Catania, forse possiamo dare anche una più equilibrata gestione. Adesso è tutto saltato, no? Ma no, intanto sono tutti imprenditori affermati e di livello, quindi ringraziamo che diciamo, hanno mostrato e messo la faccia in primo piano per l'aeroporto di Comiso. Però questo non significa, intanto c'è il progetto cargo, perché da quello che ne so io erano interessati al cargo. Beh, il cargo è una delle prospettive dell'aeroporto di Comiso. Io da presidente allora ho contattato anche tutti quelli che mi dicono che vogliono fare cargo, io aspettiamo ancora che ci facciano l'offerta perché devono portare capitali stranieri, noi abbiamo dato sempre la disponibilità, abbiamo solo aspettato le richieste ufficiali che non sono mai arrivate, solo pur parlare, poi nelle società devono arrivare anche le richieste scritte per procedere. Ma allora avevamo raggiunto un accordo con delle compagnie per cominciare un po' di cargo utilizzando la stiva degli aeromobili dei passeggeri. Ho contattato allora la Vittoria Mercati, il comune di Mazzarrone, eccetera. Però il problema era la logistica, cioè portiamo benissimo le cose in Polonia, ma poi chi è che distribuisce? Quindi dobbiamo creare una rete logistica, che è quello che si deve fare e si può fare. Che ben venga, cioè, chi vuole fare cargo è un'attività che può essere fatta in sinergia con Soaco, la SAC lo vuole fare benissimo, si danno le varie autorizzazioni, si trova sicuramente il modo come utilizzare il cargo, tra l'altro è stato stanziato 1 milione dalla regione per cominciare a implementare il cargo, a maggior ragione adesso che c'è l'ex Basanato, che è adesso la parte americana che è stata ceduta al comune, perché nella parte che c'era prima, fino a pochi mesi fa, era impossibile fare cargo, perché le infrastrutture, da dove sarebbero entrati i camion per fare cargo, che lei conosce benissimo le strutture, da dove? Quindi l'ideale è farla dalla parte americana, adesso sì che si può cominciare a discutere veramente di cargo, e che ben venga chi vuole investire, ma fare anche azione di co-marketing, perché non dimentichiamo che nei piccoli aeroporti le compagnie, purtroppo, vogliono essere incentivate, quindi si possono trovare tante soluzioni, che ben venga chi vuole investire per migliorare il territorio, migliorare l'offerta turistica che dicevo io, cioè, la tassa di soggiorno, noi abbiamo chiesto
Ma Bergatore al sindaco di Ragusa, che ha una bella fetta da sesto giorno ed ha accettato la nostra richiesta di fare azione di co-marketing con le compagnie per convincerla ad atterrare a Comiso e portare nuovi turisti. È questo quello che deve fare il territorio e chi vuole investire nel territorio. Per la gestione aeroportuale è giusto che venga gestita da chi ha il know-how, in questo caso la SAC o altre società aeroportuali, perché poi io che ho vissuto per gestire la società deve essere certificata. La SOAG, io diciamo, ho dovuto far certificare tutta la struttura SOAG, si è creata la struttura SOAG per poter gestire l'aeroporto, perché quando sono arrivato nel 2012 c'erano due persone e poi tutto l'organigramma doveva essere certificato. Non è che domani veniamo io e lei e ci mettiamo a gestire, ma su questo c'è tutta una fase di procedura. Quindi, che ben venga chi vuole investire all'aeroporto. Poi penso che la SAC, soprattutto i soci SAC in questo momento, siano disponibili a dialogare col territorio quanto prima, perché chi investe fortemente nella SOACO e chi ha investito è stata la SAC, su indicazione dei soci. I soci sono anche rappresentati da esponenti del mondo cameriere ragusano, quindi ben vengano nuovi imprenditori che vogliono investire. Si troverà il modo come poter diciamo, investire e portare benefici al territorio. Su questo penso Lei che. appunto che come imprenditore di questo territorio, no, in teoria potrebbe essere, immagino che ne condivida anche lo spirito e le motivazioni in quella società Airiblay SPA che è data per questo motivo, non lo è perché ovviamente ha un altro ruolo, quale consiglio potrebbe dare sul ruolo positivo che possa svolgere questa società nelle condizioni date? Deve puntare ad entrare in una parte di quel 35% che ha il comune, semmai il comune volesse, ma mi pare che quello debba restare uno spazio pubblico, Pubblico, sì, quello oppure lo a questo statuto punto dice può girare pubblico. a vuoto perché la SAC ha il 65 e se lo tiene ben stretto, se ho capito, Ma io sono l'ultima persona che può dare consigli no? a No, ma lei è un imprenditore di questo territorio, imprenditori quindi. che sicuramente non hanno bisogno dei miei consigli perché sono imprenditori affermati e quindi sanno benissimo quello da fare. Penso che debbano incontrare i vertici del comune, della SAC, non lo so, da quanto mi risulta ufficialmente non hanno chiesto, per quello che ne so io, nessun incontro ufficiale alla SAC o ai soci della SAC, però questo non è dato sapere a me, io per il Consiglio di amministrazione lo posso dire, per i soci SAC no, no, non mi è dato sapere, però dico, non sono io che devo dare consigli a loro, loro sanno sicuramente quello da fare, posso solo dire che come Consiglio di amministrazione SAC, tra l'altro siamo in scadenza, quindi siamo disponibili a incontrare chiunque voglia investire e migliorare le performance di Comiso. Questo sì, e lo dico anche da comisano e da ex presidente SOACO, ma non lo dico ora che sono in SAC, queste cose ci sono gli atti, le dicevo e le scrivevo anche da presidente SOACO. Io ho anche iniziato a chiedere la rete con me presidente già nel 2015, quindi ci sono atti in cui 2015-2016 avevo già chiesto di iniziare il contatto di rete, però come dicevo non era possibile perché dicevano che per fare la rete ci vuole o fusione per incorporazione o partecipazione diretta, cosa che non c'era già allora. Potrebbe cambiare molto nelle figure che gestiranno la SAC ora in questa nuova fase che ovviamente si è aperta anche perché la configurazione dei soci è sostanzialmente cambiata in questa nuova stagione politico-istituzionale. Non so, mi pare di capire che per esempio una figura di continuità potrebbe essere Torrisi, ma altre figure forse cambieranno. Cosa dobbiamo aspettarci? Speriamo e diciamo tutto va per il verso giusto che Torrisi diciamo, continui perché rappresenta la continuità e molto probabilmente speriamo, non necessariamente io, che continua ad esserci una figura ragusana, a maggior ragione per, adesso che è stato acquisito l'aeroporto di Comiso in toto, potrebbe essere un bel segnale e speriamo che avvenga per dare continuità a questa sinergia Catania-Comiso. Naturalmente questo sarà deciso dai soci, che sappiamo benissimo da chi sono, e io sono fiducioso su questo perché finora tutti gli atti dei soci hanno portato questa direzione. Non vedo perché debba cambiare adesso che siamo arrivati al dunque. Allora, i soci SAC tutti d'accordo sulla privatizzazione. È stata avviata questa fase con chiarezza di provvedimenti e di affermazioni, sempre unanimi dentro E SAC. di un'assemblea, non è Però poi è stato. accaduto anche che per quanto il sindaco di Catania Pogliese dica sono d'accordo per la privatizzazione, il consiglio comunale di Catania a stragrande maggioranza, gli unici dissenzienti sono stati quelli
della lista bianco, cioè sì, dell'ex sindaco, non del sindaco attuale, dicono no alla privatizzazione, sia pure nel senso di una sì, mozione che ovviamente rappresenta un atto che il Consiglio Comunale affida alla volontà dell'amministrazione. Come si esce da questo contesto anche a fronte dello scenario politico in cui lei ben sa, all'Assemblea regionale siciliana, a fronte del governo che è per la privatizzazione, c'è un gruppo di minoranza consistente, importante, sì, anche perché poi è la parte più importante del governo centrale, al di là questo delle competenze dirette, che dice no alla privatizzazione, vogliamo un gestore unico per tutti i 6 aeroporti siciliani, ma a capitale pubblico. Ma intanto il capitale pubblico rimarrà. Io ero presente, allora il sindaco, non ricordo male, ha detto che intanto rappresenta lo 0,2%, non il 2%, 0, certo, come Comune di Catania. Certo. Il sindaco, per i noti problemi che sappiamo, perché il Comune di Catania... Quello 0,2 lo ebbe con un campetto, mi pare, con la donazione sì, di un con, terreno. Con un terreno dove si sta facendo un parcheggio multipiani, certo, con 1.600 posti, quindi auto. Quindi questo 0,2%... Avevo anche specificato che essendo un comune di dissesto doveva vedere la fattibilità della vendita, cosa ben diversa per il sindaco pugliese, rappresenta anche la città metropolitana, quindi certo, l'ex di provincia, la quota è più importante. La quota è più importante, là è il 12%, ha detto di voler vendere, l'IRSAP che è rappresentato dal governo ha detto di voler vendere e anche la provincia di Siracusa ha detto di voler vendere, quindi diciamo stiamo parlando dello 0,2% e che comunque per i problemi finanziari se scende dal comune di Catania era già stato precisato questo. Io non vedo il socio di maggioranza, tutti hanno stabilito la privatizzazione, quindi io non vedo problematica alla privatizzazione, anche perché chi vuole che rimanga pubblico dovrebbe poi spiegare cosa faranno questi aeroporti tra 10 anni. Cioè chi farà gli investimenti? Per fare gli investimenti con ENAC, l'ha detto anche il presidente ENAC, che tra l'altro è espressione di questo governo nazionale, quindi è stato scelto da questo, ha detto per fare gli investimenti ci vogliono capitali freschi. Gli enti pubblici sono in grado di mettere capitali freschi? No, ma perché la legge prevede anche di non metterla, quindi per rifare anche... Migliorare Comiso, vogliamo soffermarci su Comiso, perché su Catania si deve fare l'ex stazione che prima la chiamavamo tutti Morandi, adesso la chiamiamo Terminal B, forse per cambiare. Quindi dico, si devono fare queste, per migliorare nei prossimi 10 anni lo sviluppo, dove lo metteremo? Comiso, non dimentichiamoci che molti vogliono fare come concorrenza a Catania, a 6 stalli, quindi chi compra Comiso a 6 stalli... Hanno fatto miracoli per gestire quell'emergenza in questi 9 giorni, mettendo anche 9 aerei su stalle da 6. Quindi si deve fare una nuova stazione dei pompieri, c'è lo spazio nell'ovaria, si devono allargare le aree di soste, si deve implementare il terminal, perché abbiamo l'ultimo piano per come è stato fatto, che non è fruibile perché è ancora nell'area non sterile, c'era un progetto per farla diventare area sterile, quindi questi investimenti chi li deve fare? Il socio pubblico, pur volendo, con la volontà, non li può fare perché non può mettere soldi oltre a non averli. Quindi la privatizzazione non è una scelta, ma è una necessità. Bene, grazie a Rosario grazie Di Bernardo, consigliere d'amministrazione della SAC, la società che gestisce l'aeroporto Bellini di Catania e che è titolare ormai in maniera diretta del 65% anche della SOACO, la società di gestione dell'aeroporto di Comiso. Quindi abbiamo cercato di capire, ecco, dicevo, grazie a Di Bernardo che ci ha aiutato a capire per il futuro cosa può accadere per l'aeroporto di Comiso rispetto anche alle gravi problematiche che ne hanno messo in discussione la sopravvivenza anche tecnica e operativa nei mesi scorsi, perché adesso ovviamente la SAC ha tutti gli strumenti in mano e ha anche i soldi, insomma, per fare le cose che servono, anche se poi lì, mi scusi, sì, inserisco un'ultima domanda, ma quando servono risorse finanziarie, no? E magari la SAC avrà la possibilità e la volontà di metterle, e come fa il Comune di Comiso? Si troveranno d'accordo, e questo è il vero problema. A venirvi dietro, dicono, a far fronte alle stesse esigenze per un terzo. Finora è stato tutto concordato col Comune, quindi la volontà di tenere un socio partner, che tra l'altro è l'ente concessore, non dimentichiamo. Troveremo il modo, quando c'è piena sinergia e la volontà si trova una soluzione. Bene, dicevo allora, grazie a Di Bernardo che ci ha aiutato a capire quali possono essere le prospettive degli aeroporti siciliani, quelli di Catania e Comiso in particolare, anche nella nuova logica della rete aeroportuale che al piccolo aeroporto di Comiso dovrebbe consentire di avere leve e strumenti che non ha avuto finora per affrontare le gravi problematiche che sono anche tipiche di un piccolo aeroporto in tutto lo scenario italiano. Grazie ancora, grazie a quanti grazie ci hanno seguito, prossimo appuntamento come sempre con il Fatto del Giorno.